Grazie al dottor Bernardo Petralia, che mi pare abbia maneggiato con la disinvoltura di un artificiere materiali esplosivi. Io voglio trarre da una frase che mi ha colpito del suo intervento: siamo impreparati a coltivare certi terreni, ma si tratta di terreni che siamo impreparati a coltivare, o sono terreni che i penalisti proprio non vogliono neppure attraversare? Ma io intanto vorrei partire affrontando la questione del processo e di quale debba essere, dal lato opposto da cui è partito con grande efficacia il dottor Petralia, e cioè dal dibattimento. Quello che dall'88 ad oggi è soprattutto modificato è qualcosa che non è conseguito alle riforme, ma ad una ricaduta culturale nel pre-88 da parte di tutti, ma innanzitutto da parte del giudice, del pubblico ministero e qui anche da parte degli avvocati, che non si può, che non si possono chiamare fuori, cioè dire la perdita della dialetticità del processo. Allora qui dobbiamo essere molto chiari, è un problema non tanto di riforma, okay, ma innanzitutto è un problema di cultura professionale, è un problema di testa. Quando chi giudica è convinto che la sua decisione tanto più sarà buona quanto meno dovrà subire le pastoie del confronto anche duro e serrato delle parti che sono inutili, allora c'è poco da fare. C'è poco da fare. Questo è oggi il problema fondamentale del nostro processo penale, che scade nella sua qualità proprio come macchina di conoscenza giudiziaria. Allora io dico cose scontate a richiamare come in tutti i campi della conoscenza, chi frequenta un po' l'epistemologia, voglio dire, questa cosa la sa benissimo, in tutti i campi della conoscenza è ormai acquisito che il metodo di ricerca migliore, anzi indispensabile, è quello della serrata dialettica. In tutti i campi della conoscenza, tranne che nel campo della conoscenza giudiziaria. Nel quel campo persiste un'idea autoritaria della giustizia che porta a quello che dicevo poc'anzi. Il pubblico ministero non vuole pastoie, il giudice non vuole pastoie. E da qui quella giustizia pattizia, che secondo me è uno dei punti di più grave caduta del processo,
cioè l'accordo all'acquisizione degli atti di indagine in blocco, accordo che poi non è tanto accordo, perché ci sono dei protocolli, ad esempio, che io abolirei domani mattina, e ci sono magistrati, ci sono giudici o che lo dicono espressamente o che lo fanno intendere, e cioè che non se si dà l'accordo al se non si dà il consenso all'acquisizione in blocco delle indagini preliminari, la pena sarà maggiore. Io non so cosa succeda a Palermo, può darsi che questo non valga a Palermo. Da dove vengo succede, in molte parti d'Italia che frequento succede, si è arrivati anche a qualche procedimento disciplinare, voglio dire, no? Ma credo perché solo quel caso è stato denunciato. Allora ci vogliamo rendere conto che in questo modo si emettono le decisioni sulla base di atti formati unilateralmente dal pubblico ministero? E ci si rende conto che allora la restrizione della dialetticità del processo si traduce in una sempre meno buona produzione di sentenze? Perché, voglio dire, non è immaginabile che la regola della dialetticità debba valere per tutte le altre forme di conoscenza tranne quella giudiziaria, tranne appunto se salvo che si sia convinti, cioè che l'esercizio dell'autorità è quello che rende le sentenze migliori. Ma questo è un passato, non solo rispetto alla cultura delle garanzie, ma rispetto alla cultura delle tecniche di conoscenza. E questa è la prima grande caduta che, ripeto, rispetto alla quale il recupero non è affidato, non può essere affidato a riforme, ma ad un recupero di una cultura della giurisdizione, chiamiamola così, per una, con una formula piuttosto brutta, ma insomma che ci fa intendere bene che cosa si voglia dire. Che cosa si vuol dire? Qui viene subito da fare una notazione. A che ora ho cominciato? No, per capire quanto mi scaldano i venti. Non ho controllato, vai, finito, vai. Te ne diamo ancora. No. Scusa. La seconda considerazione che a mio giudizio va fatta è che il processo penale è disciplinato non solo dal codice di procedura penale, ma anche dall'ordinamento giudiziario e dall'ordinamento forense. Questo è un insegnamento che viene da tanto tempo addietro, a cominciare, che so io, dal primo Carnelutti fino all'ultimo Carnelutti, da quel Gaetano Foschini che oggi addirittura c'è gente che va in cattedra di procedura penale senza averlo mai letto, che tutti hanno dimenticato,
e che è stato uno dei più grandi pensatori processual penalisti della seconda metà del secolo scorso. E dicevano: attenzione, non costruiamo la norma o le norme che disciplinano il processo penale soltanto sul codice di procedura penale, ma quella disciplina ha fonti composite. E intanto l'ordinamento giudiziario. Io su questo non sto a insistere più di tanto, anche perché c'è stata una tavola rotonda sulla separazione delle carriere, ma non è che la separazione delle carriere la voglia l'unione delle camere penali. La separazione delle carriere la vuole la Costituzione e la vuole quella dialetticità del processo di cui parlavo prima, eccetera eccetera. Dico, non sto ad insistere su questo, perché già c'è stata una tavola rotonda, ma il punto fondamentale è che possiamo approvare tutte le garanzie processuali che vogliamo, tutte le regole di conoscenza giudiziaria dialettica che vogliamo, se poi non abbiamo per ordinamento giudiziario un giudice garante e un giudice che faccia del suo statuto professionale la dialetticità, tutto è inutile. Tutto è inutile. Scusate, ma io mi trovo spesso a chiedere: ma stiamo meglio o peggio oggi rispetto all'articolo 111 della Costituzione, il giusto processo e la legge di attuazione, anche se storpiante, del 111. Stiamo meglio o peggio? Dovremmo star meglio. Costituzione ha introdotto il principio del giusto processo, ma credo che tutti siamo d'accordo nel dire che siamo peggio. Che stiamo peggio. E perché stiamo peggio? Perché è esercizio vano attrezzare il processo penale di garanzie se non c'è un giudice garante, che vuol dire terzo, imparziale, eccetera eccetera. Ultimo punto che voglio toccare e che lega un po' tutte le cose: obbligatorietà dell'azione penale. Io ne ho sentito parlare anche questa mattina. Faccio un'osservazione intanto. Da parte di tutti quasi, si parla oggi dell'obbligatorietà dell'azione penale come se l'obbligatorietà dell'azione penale fosse ancora quella del 1930 e non quella dell'articolo 112 della Costituzione, che ha cambiato il concetto di obbligatorietà dell'azione penale. E invece oggi si parla ancora e si costruiscono ancora le riforme sul concetto di obbligatorietà dell'azione penale del 1930, del legislatore totalitario, il quale voleva che ad ogni notizia di reato ci fosse automaticamente un processo, perché in quello stato totalitario tutto il potenziale di punizione previsto nelle norme penali sostanziali si doveva, senza che nulla andasse sprecato, doveva rovesciarsi sulla società. E quello allora, l'obbligatorietà dell'azione penale, era assoluto, era un concetto assoluto, era un valore assoluto, e il primo
guarda caso la Costituzione ha concepito l'obbligatorietà dell'azione penale. Non so se a dire queste cose suscito stupore, probabilmente da parte di qualcuno sì. La Costituzione ha concepito l'obbligatorietà dell'azione penale, primo, come criterio di legalità dell'azione penale. Basta andare a leggere i lavori preparatori, a cominciare da Calamandrei, e si scopre che è tutta una suonata diversa della relazione Rocco al codice del 1930. Secondo, il valore alla persecuzione penale tutelato dall'articolo 112 della Costituzione è tutelato in un contesto paritetico con altri valori costituzionali: il valore della libertà della persona, il valore all'educazione, il valore della famiglia, il valore del lavoro, il valore del lavoro e dell'attività, che guarda caso sono tutte le categorie citate per il giudice di pace a proposito della irrilevanza sociale del fatto. Certo che non c'è statistica per il giudice di pace, ma perché il gestire questa norma occorre alta professionalità e l'acquisizione del personale dell'ufficio, il giudice di pace, è un'acquisizione del tutto inadeguata a praticare queste materie. Ma consideriamo magari invece i tribunali per i minorenni. Ripeto, io non so qui come sia, ma mi pare che per tutta Italia i tribunali per i minorenni non hanno la crisi di ipertrofia dei tribunali ordinari. Perché? Perché hanno delle valvole di sfogo all'inizio. La particolare tenuità del fatto, gestita con alta professionalità. Perché sono civili, sono tribunali civili. No, non sono tribunali. Perché dice che sono? Magari sono un po' paternalisti. Lei intende dire civili in senso che sono un po' paternalistici. Ma insomma, io ci vedo un alto tasso invece di consapevolezza del ruolo penale, ma hanno queste valvole di sfogo all'origine. E allora il problema non è quello della prescrizione. Io dico, non tocchiamo la prescrizione, per l'amor di Dio, che è un istituto sacrosanto, verrebbe da dire di diritto naturale. Insistiamo, interveniamo invece a rimuovere le cause che portano ad un eccesso di applicazione di prescrizione, ed è l'ingolfamento del carico giudiziario. Io non so, Presidente Sabelli, ma com'è oggi la situazione? Voglio dire, io fino a pochi anni fa, parlando di obbligatorietà dell'azione penale con i suoi predecessori, si parlava e si diceva, ma questa obbligatorietà dell'azione penale va riconcepita, ripratecata secondo Costituzione e non secondo codice del 1930, ma suoi predecessori mi dicevano, noi dobbiamo mettere nel nostro programma elettorale
l'obbligatorietà dell'azione penale, perché se non lo facciamo scateniamo la bagarre fra i nostri colleghi. Perché praticare l'obbligatorietà dell'azione penale con quella discrezionalità vincolata, anche qui bisogna aggiustare un po' le categorie, cioè dire noi lavoriamo anche, cioè lavoriamo per categorie. La discrezionalità non è la facoltatività, la discrezionalità è una categoria del dovere. Dico, ce l'hanno insegnato i tedeschi, ce l'ha insegnato in Italia Franco Cordero, e lo andiamo ripetendo, perché la discrezionalità è una categoria di dovere che viene esercitata con alcuni criteri che il legislatore rimette al magistrato, ma occorre appunto cultura professionale. E se noi non incidiamo sulla quantità di accesso dei processi, del numero di processi, allora si dice allunghiamo la prescrizione, cioè dire praticamente eliminiamola in modo che si possa arrivare a sentenza, abbattiamo le garanzie delle impugnazioni, perché sennò poi questa è la catena che porta alle prescrizioni. Ripeto, il problema è all'origine. Adesso ci sarà fra poco questa irrilevanza sociale del fatto. Io in questo credo di non essere del tutto d'accordo con gli amici dell'Unione, ma questa legge delegata e i decreti delegati, mi spiace, ma è tutta roba sbagliata. E secondo me è anche incostituzionale. È incostituzionale. È tutta sbagliata perché si costruisce questa materia sulla causa di non punibilità anziché sulla condizione di procedibilità e cose di questo genere. Perché non è basata su il bilanciamento fra l'interesse alla punizione e altri interessi pure tutelati dalla Costituzione, rispetto ai quali il giudice è chiamato. Ma vedremo poi. Ma siamo d'accordo. Chiudo, allora siamo d'accordo. No, avevo magari. No. Ce l'avevamo spiegato. E io ho finito. Grazie. Grazie al professore Domino. Ringrazio, non mi ha costretto ad interromperlo. Grazie. Se l'avvocato di Codascola vuole approfittare, gli diamo la parola all'avvocato senatore Nicodascola, perché gli avevamo chiesto un breve intervento. Grazie ai relatori, grazie dottor Petralia, grazie davvero. E subito dopo inizieremo con il professor Fiandaca e con l'avvocato Armando Veneto. Dunque, io parlo con grande emozione e anche partecipazione al pubblico dell'Unione delle Camere Penali, per avere trascorso tra l'altro 10 anni all'interno dell'Unione delle Camere Penali, e sono tra coloro i quali ha lavorato a quell'articolo 111 della Costituzione che costituisce, pochi forse lo sanno, il maggior contributo normativo che l'Unione delle Camere Penali ha dato al nostro diritto italiano. Bene, io nella mia qualità, sia pure provvisoria, di persona impegnata in politica, mi sento particolarmente chiamato in causa allora quando si dice: ma qual è la caratteristica delle riforme alle quali il Parlamento si sta impegnando in questo, diciamo, periodo di tempo, con tanta vivacità, ma direi soprattutto con una quantità di argomenti davvero straordinaria.
Beh, ecco, se si dovesse in un certo senso indicare un minimo comune denominatore alle riforme che tengono maggiormente luogo in materia di diritto e di processo penale, sarebbe obiettivamente difficile. Tanta è la quantità degli argomenti con i quali noi ci siamo misurati e ci stiamo ancora misurando. Probabilmente, questa non vuole essere una critica di natura politica, il Parlamento oggi sente il bisogno di intervenire in maniera massiccia, potrei dire a cagione della inattività che in questi ultimi 20 anni ha contrassegnato l'agire della politica sul settore difficile, impervio del diritto e del processo penale. Ma insomma, io credo che se noi dovessimo trovare un ordine di priorità all'interno delle riforme alle quali noi stiamo lavorando, ma soprattutto se dovessimo esprimere un giudizio preliminare sul carattere di queste riforme, noi dovremmo inevitabilmente dire, ancorché con dispiacere, che esse non hanno allo Stato un carattere sistematico. Noi stiamo intervenendo in situazioni emergenziali, principalmente quella carceraria. Io sono stato relatore in due decreti svuota carceri perché era necessario dare una risposta anche all'Europa, ovviamente in un settore nel quale l'Italia rischiava l'ennesima condanna che non avrebbe giovato tra l'altro al prestigio internazionale del nostro paese, e comunque era un intervento necessario perché funzionale a dirimere una questione che era caratterizzata da temi fortemente umani, carichi ovviamente di sofferenza. Si è poi dovuto intervenire con una legge problematica, difficile, forse non del tutto condivisibile in materia di risarcimento, sia pure improprio, nei confronti di coloro i quali sono stati costretti a vivere in carcere in condizioni disumane. Questo per citare qualcheduno dei temi che dimostrano la necessità di interventi legislativi emergenziali, perché dettati ovviamente dalla necessità di intervenire su situazioni che avrebbero dovuto essere risolte ovviamente allorquando avevano già manifestato la loro presenza, soprattutto in dimensioni tali da non poter essere ignorate. Ora, io se dovessi tracciare una mia idea di ciò che si dovrebbe fare, e intanto probabilmente anche per essere io un penalista e un professore di diritto penale, direi che occorrerebbe intervenire principalmente, prioritariamente sul diritto penale. Io sono sempre stato contrario ad interventi di natura processuale che ritenessero la situazione drammatica del mondo della giustizia come effetto soltanto, diciamo, del nuovo codice, nuovo per usare un termine sicuramente improprio, di diritto processuale penale. Sono stato persuaso della circostanza che semmai occorreva prioritariamente intervenire proprio sulla fonte del processo penale, che inevitabilmente il diritto penale sostanziale. Ora qua noi registriamo una situazione che sostanzialmente rimane identica a quella che era qualche anno fa, sul versante perlomeno di alcuni temi che sono i temi che danno luogo alla crisi reale del sistema giustizia in Italia. Da un lato un eccesso di reati, questo è un fatto assolutamente incontestabile. Quando noi parliamo da giuristi di appunto extrema ratio, parliamo di un qualche cosa che non ha senso nella pratica legislativa attuale, no? È un termine che noi declamiamo soltanto dentro le università, allorquando magari può far piacere citare il principio, ma chiaramente esso è tradito in maniera assolutamente evidente da una quantità di reati che poi determinano l'ingolfamento del processo. Noi non arriveremo mai alla soluzione della ingestibilità del processo e del carico pendente se continueremo ad avere un diritto penale alluvionale quale è il diritto penale attuale. La depenalizzazione è intanto una scelta tradita sin dal 1981 da quella storica legge che avrebbe dovuto rappresentare, la numero 689, l'inizio di un nuovo modo di immaginare il rapporto di proporzione tra diritto penale e diritto amministrativo punitivo, che non ha mai avuto attuazione. Quindi è chiaro che il processo è ingestibile perché è ingestibile il carico del diritto penale, ma non soltanto
pertanto non si è data attuazione a quella necessaria legge del 1989, si è introdotta una quantità davvero sproporzionata di reati, in un contesto nel quale ciò che è uscito dal diritto penale andando verso l'illecito amministrativo è sia qualitativamente che quantitativamente una diciamo entità minima, non in grado certamente di bilanciare quell'incremento di diritto penale che è costante e si registra non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi. Perché un altro principio fondamentale del nostro ordinamento, quello di frammentarietà, è tradito nella realizzazione dei fatti penalmente rilevanti. Noi non soltanto arriviamo alla incriminazione per fattispecie che potrebbero essere gestite da altri settori punitivi del nostro ordinamento giuridico, ma peggio, ci arriviamo con norme penali incriminatrici che non selezionano, non scelgono. Frammentarietà significa un invito al legislatore penale a scegliere tra le diverse condotte che pur potrebbero rientrare nell'alveo di interesse di un sistema punitivo, quelle davvero meritevoli dell'intervento della sanzione penale. Quindi noi abbiamo non soltanto a monte ma anche a valle, potremmo dire, per utilizzare impropriamente questa terminologia, due ragioni che determinano un incremento costante dei fatti di rilevanza penale, anche con riferimento all'agire quotidiano dei pubblici ministeri e dei giudici. Noi ci stiamo confrontando, giusto per una banale ma comoda esemplificazione, in materia di reati ambientali con norme che prevedono più fattispecie costitutive equivalenti che sono addirittura 18, laddove si mette assieme fattispecie rilevanti sul versante del tentativo con fattispecie invece costruite secondo le forme del reato consumato, mettendoci addentro fatti che denotano strutturalmente una differenziazione di gravità talmente evidente da rasentare l'irragionevolezza, ossia quel parametro costituzionale che vuole che siano puniti con la stessa pena fatti quantomeno, diciamo, livellabili dal punto di vista del disvalore. Noi evochiamo la offensività, ma ci rendiamo conto che si tratta di parametri fin troppo fragili se si devono servire a funzionare da controspinta ad un diritto penale che, ripeto, è indifferente, tetragono alle esigenze di una deflazione già a monte, ma addirittura di una deflazione che si dovrebbe verificare scegliendo soltanto quelle condotte che un legislatore prudente deve ritenere meritevole per l'appunto di espressa previsione nelle forme dell'illecito penale, tanto che forse sarebbe il caso di pensare a forme rafforzate dal punto di vista dei meccanismi di approvazione parlamentare tutte le volte in cui si deve pensare che un fatto non sia un fatto rilevante come illecito con riferimento al diritto amministrativo, al diritto disciplinare, al diritto civile, ma lo debba diventare con riferimento al diritto penale, perché c'è scarsa considerazione in un contesto nel quale le esigenze di un'etica pubblica vogliono che tutto sia punito attraverso il diritto penale, che quindi poi tutto si scarichi all'interno del processo penale. Se noi non comprendiamo questa priorità tra diritto penale rispetto al processo penale, ovviamente finiremo soltanto per gestire la emergenza, il quotidiano, il tentativo in qualche modo di velocizzare un processo, obiettivo certamente condivisibile, nessuno lo nega, ma in un contesto legislativo che riversa nel processo una quantità assolutamente ingestibile di reati. C'è poi un altro aspetto sul quale io mi permetto, ovviamente questi sono interventi brevi, si potrebbe parlare per ore, ma nessuno si permette ovviamente nemmeno di pensarlo: eccesso di reati, povertà dell'arsenale sanzionatorio. Anche questo è un problema che ha determinato poi la gravità della condizione carceraria. Io ho fatto parte di una commissione legislativa, di diverse, ma in particolare di una,
che di riforma del codice penale, che invece proprio su questo versante aveva messo a punto un arsenale sanzionatorio ricchissimo di sanzioni punitive ma non detentive. Il problema è di selezionare con quella prudenza, con quella intelligenza che il legislatore dovrebbe avere, non soltanto ciò che deve essere reato, quindi extrema ratio sul versante della previsione dei fatti come fatti di reato, ma anche ciò che all'interno della denominazione reato deve condurre ad una reazione sanzionatoria del tipo delle reazioni sanzionatorie di natura carceraria. Anche qui è necessario fare una deflazione. Abbiamo tentato, devo dire la verità, forse con un eccesso di timidezza, con questa legge delega numero 67 del 2014 di arricchire l'arsenale sanzionatorio. D'altronde questa esigenza la si sarebbe dovuta avvertire da tempo, perché è chiaro che quello è un arsenale sanzionatorio del 1931 ed è parametrato esclusivamente sull'unica forma di reazione punitiva penalistica che si conosceva e che era il carcere, salvo le pene pecuniarie, le quali ovviamente possono essere immaginate accanto alla pena detentiva per forme di aggressione che denotino risvolti rispetto ai quali la pena pecuniaria abbia un significato. Ma insomma, quello era un arsenale sanzionatorio inevitabilmente, diciamo, orientato alla pena detentiva. Bene, quel progetto di codice penale, soprattutto quel suo frammento di arsenale sanzionatorio, non fu nemmeno consultato dal ministro dell'epoca, a testimonianza di questa incapacità poi di elaborare seriamente i progetti, dei quali sì, si discute, ma poi si discute probabilmente per metterli in un cassetto, per non farne nemmeno alcun uso, fosse anche l'uso critico di chi dice, insomma, questo progetto io non lo condivido e però ho perlomeno la capacità di spiegare perché questo progetto io non lo condivido. Quindi eccesso di reati, povertà dell'arsenale sanzionatorio, altro tema al quale forse dal punto di vista perlomeno di una diciamo attuazione sistematica di principi che hanno un comune denominatore si dovrebbe pensare, è la rigidità sanzionatoria. Ora, io non sono d'accordo con coloro i quali vedono male la discrezionalità del giudice allorquando la discrezionalità riguarda l'adozione di provvedimenti favorevoli. Noi abbiamo registrato, e io sono stato particolarmente avverso a queste iniziative legislative, alcuni interventi datati 2008 e 2009 che hanno fortemente ridotto quelli che erano state delle soluzioni alle quali io invece mi ispiro. Insomma, lì la riforma del 74 è stata voluta da Giuliano Vassalli, da Marcello Gallo, io sono stato allievo di entrambi, posso dire di avere oggi, mentre tu lo leggevi, insomma, il documento di Marcello Gallo, io ho rivisto il mio maestro, il quale tra le tante cose diceva: quando si valuta, ecco, il tasso di liberalità di un sistema politico per quelle chiare connessioni che c'è tra politica e diritto penale che nessuno può ignorare, la consultazione del sistema penale sostanziale e processuale è la cartina al tornasole attraverso la quale decifrare il reale tasso di liberalità di un sistema politico. Bene, quella riforma del 74 fu non soltanto ispirata da grandi maestri che oggi, insomma, ci onoriamo di ricordare ovviamente per la lucidità del loro giudizio, dei loro interventi, della loro enorme cultura non soltanto giuridica, ma sostanzialmente costituirono l'attuazione della più geniale riforma del diritto penale che si individua in quei decreti legge luogotenenziali del 1944, il biglietto di presentazione dello Stato democratico. Reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non era l'introduzione banale di una scriminante, era il biglietto da visita di uno Stato democratico, il quale diceva che il cittadino andava tutelato anche nei confronti ovviamente del potere pubblico e che il potere pubblico non poteva, diciamo, affermare la sua preminenza in maniera pura e semplice sui diritti di libertà e comunque sui diritti in genere dei cittadini.
circostanze attenuanti generiche significava risolvere quello che era il vizio fondamentale del codice Rocco, la rigidità delle pene verso il basso, perché il giudice in quei sistemi, ma paradossalmente siamo tornati a quelle esperienze, anche allorquando verificava l'esistenza di fatti minimi, quelle pene minime non poteva nemmeno ridurle. Le attenuanti generiche significavano discrezionalità concessa al giudice per correggere un errore di determinazione dei minimi edittali da parte del legislatore in senso favorevole. La discrezionalità può porre problemi allorquando è sfavorevole, non certo allorquando la discrezionalità è favorevole. Ora noi abbiamo un sistema che poi era stato, questo del decreti legge luogotenenziali del 44, attuato in maniera piena dalla riforma penalistica del 74, altro che una riforma estremamente provvida, non soltanto in materia di reato continuato, di concorso formale di reati, ma soprattutto nel determinismo degli effetti sanzionatori, soprattutto bilanciamento delle circostanze aggravanti, quindi quella modifica dell'ultimo comma dell'articolo 69 che aveva consentito di dosare le pene in maniera più equilibrata e soprattutto un trattamento della recidiva, purtroppo poi effetti questi favorevoli modificati dai decreti di sicurezza del 2008 e del 2009. Bisognerebbe anche riflettere in questa direzione. Modifiche quelle del 2008 e del 2009 che stanno alla radice di una rigidità sanzionatoria che ha incrementato la popolazione detenuta. Ecco, queste sono delle linee di tendenza che io credo andrebbero seguite, incrementate in un contesto nel quale io non parlo, ovviamente per ragioni di rispetto dell'istituzione parlamentare, e non vorrei deludere nessuno dei presenti del decreto legge in materia di corruzione del quale sono relatore, perché il mio interlocutore deve essere inevitabilmente il Parlamento, e poi ovviamente se ne potrà parlare liberamente, ma insomma io dovrò dichiarare le mie opinioni alla Commissione Giustizia. Ti ringrazio, tanto, ti ringraziamo moltissimo per le preziose osservazioni. Grazie all'avvocato Nicodascola. Prego Giovanni Fiandaca, il professor Giovanni Fiandaca, di raggiungere il tavolo dei relatori. Gli daremo subito la parola. È Armando Veneto. Dov'è l'avvocato Armando? Eccolo, si è rinascosto. E anche a lui di raggiungerci, perché dobbiamo a questo punto affrontare un tema, se possibile, ancor più incandescente: doppio binario e reati associativi. Quello che sembrava un rimedio, la lettura di un fenomeno e un contrasto specifico ad una specifica forma di criminalità, oggi invece diventa quasi la lente di lettura di qualsiasi fenomeno criminale più o meno organizzato di pregio. Su questo tema inevitabilmente sentiamo due maestri. Io, se siete d'accordo, direi di dare la parola subito al professor Giovanni Fiandaca. Grazie. Intanto si sente, sì. Ringrazio di essere stato invitato a prender parte ai lavori di questo importante convegno, anche suggestivamente intitolato. Come il pubblico sa, io non faccio l'avvocato, però sono da anni un attento osservatore delle prassi giudiziarie, no? Più o meno. Ai vari livelli. Ora, l'intitolazione è suggestiva, perché contro l'imbarbarimento del diritto del processo penale, però mentre gli ulteriori sottotemi sono caratterizzati dalla presenza di un punto interrogativo, quale diritto penale, quale processo penale, eccetera, nell'intitolare questa parte, diciamo, tematicamente degli interventi, punto interrogativo non ce n'è. Il che potrebbe sollevare diverse provocazioni, no? Sia l'intitolazione contro l'imbarbarimento, sia il fatto che nella sezioncina reati associativi e doppio binario non sia posto il punto interrogativo. Allora, i reati associativi e il doppio binario, quando vorrei però dal mio punto di vista esplicitare che parlando di doppio binario
o forse ormai di più binari, perché nell'ordinamento penale attuale non esiste un diritto penale, esistono diversi modelli di diritto penale. Abbiamo ascoltato anche la lucida relazione di Giunta, esistono più binari, non solo per alludere a binari processuali, ma più binari di diritto sostanziale. Non voglio fare il professore e non voglio fare lo storico del diritto penale, ma mi pare che sia opportuno, proprio per dare manforte alle nostre analisi, ricordare come di un doppio binario penalistico si parli nell'ambito della dottrina penalistica, si parli almeno a partire dal secondo Ottocento. Invito a rileggere alcune pagine di alcuni grandi autori classici, come per esempio Carmignani, il maestro di Francesco Carrara. Non è solo una citazione adotta per quello che sto per dire, dove nella teoria della legislazione e della sicurezza sociale di metà Ottocento si metteva in evidenza come, in considerazione di fenomeni di criminalità collettiva, di criminalità organizzata, presenti sin da sempre, sin da prima dell'unificazione italiana nel nostro ordinamento, la teorizzazione liberale del diritto penale si è sempre trovata in imbarazzo, perché ha dovuto da sempre fare i conti con le categorie, potremmo dire, del diritto penale normale, che sono quelle delle figure di reato specifiche, e poi c'è sempre stata questa imbarazzante presenza, innanzitutto sul piano criminologico, di quelle che Carmignani molto efficacemente definiva le macchine rumorose delle associazioni criminali. Le macchine rumorose, che erano macchine da guerra, cui il diritto penale, se voleva in qualche modo reagire, avrebbe dovuto anch'esso dotarsi di strumenti di tipo belligerante, che allora erano considerate i reati associativi. Come sappiamo, i reati associativi nascono molto prima dell'autorizzazione del diritto penale liberale. Il reato associativo è di ascendenza romanistica, ha avuto una grande fortuna nel Medioevo e nel diritto intermedio, però con riferimento alla criminalità politica, per colpire i sovversivi politici, di cui i sovrani tendenzialmente autoritari o dittatoriali delle varie epoche volevano contrastare con i reati associativi, nei diritti politici, cioè, intanto li blocchiamo prima che ammazzarsi i sovrani, per evitare che il sovrano, una volta assurto in cielo, morto e ammazzato, potesse dire: ora puniamo i sovversivi per il reato specifico di omicidio, di tirannicidio. E come sappiamo, allora la teoria liberale si è sempre trovata in difficoltà con questo reato sui generis, che è stato sempre imposto, potremmo dire, dalla natura delle cose. E perché i vari sovrani politici lungo la storia, con atteggiamento realistico, sovrani che sono stati dal punto di vista politico più o meno conservatori, più o meno autoritari, ma oggi i nostri sovrani democratici, quando dico i nostri sovrani democratici faccio riferimento a quelli europei e quasi dell'intero mondo, diciamo, con consapevolezza realistica, di fronte a certi fenomeni di criminalità collettiva non si fanno certo prendere, io li capisco, da scrupoli teorici quali sono quelli dei professori o quali sono quelli della dottrina classica, e si arrendono. E non soltanto queste macchine da guerra dei reati associativi, cioè li introducono nell'ordinamento, ma hanno anche una tendenza, come sappiamo, a dilatarli, ad espanderli. Il fenomeno in Italia ha una lunga e storicamente molto risalente, nel senso che il nostro ordinamento, considerato nella diversità delle epoche storiche, si può considerare uno specialista, un grande creatore di reati associativi. Però, come sappiamo, da alcuni anni il fenomeno non è solo italiano, ma i reati associativi, in alternativa al modello della conspiracy, sono additati nei documenti sovranazionali europei come strumenti incisivi, particolarmente
che lo siano davvero è tutto un altro discorso molto complicato verificarlo. Strumenti incisivi di controlli e di retorica di politiche criminali ufficiali sono considerati strumenti particolarmente incisivi di contrasto di cui gli ordinamenti si debbono dotare. Come noi sappiamo, però, questa tendenza alla legittimazione o all'autolegittimazione politica dei reati associativi, nonostante le tradizionali e persistenti e giustificate resistenze della dottrina liberale, oggi potremmo dire della dottrina delle concezioni costituzionalmente orientate del diritto penale, perché i reati associativi sono trasgressivi, grandemente trasgressivi rispetto ai principi sacri di un diritto penale teorico, almeno sotto tre punti di vista: tassatività, offensività e principio di responsabilità, di personalità della responsabilità penale. Poi sappiamo anche che il reato associativo può essere, al di là delle sue teoriche finalità preventive dal punto di vista del diritto sostanziale, il reato associativo si presta a essere molto strumentalizzato, e dicendo strumentalizzato lo dico innanzitutto in termini descrittivi e non valutativi, si presta molto a essere strumentalizzato per ragioni di ordine processuale e di ordine probatorio, perché alleggerisce in alcuni casi la prova dei cosiddetti reati scopo, come sappiamo, dell'associazione. Per esempio, è emblematica l'esperienza storica dei processi contro la mafia svoltisi proprio in Sicilia, e li cito perché siamo a Palermo, durante la fase storica importante dell'antimafia fascista, in cui i reati associativi contro la mafia e la vecchia associazione malfattori fu molto utilizzata proprio allo scopo di, attraverso un'applicazione molto disinvolta del reato associativo, di evitare la difficile prova dei reati specifici. Però a quell'epoca ricordo che ci fu anche un altro importante doppio binario, perché storicamente noi dobbiamo tenere conto che in un ordinamento come quello italiano il binario del diritto penale normale non c'è mai stato, un'età dell'oro del diritto penale non c'è mai stata, un diritto penale classico liberale, al di là delle teorizzazioni, si trova più nei manuali e nelle teorizzazioni di noi professori che non nel diritto penale realmente applicato. E per esempio in epoca fascista si scoprì che molto più efficace delle condanne attraverso il reato associativo, che all'epoca furono condanne molto basse, era il confino di polizia a tempo indeterminato nelle isole, che ebbe una maggiore efficacia, diciamo, nel contrastare la mafia. Per cui quando diciamo doppi binari, doppi tripli circuiti, al di là delle etichette formali e al di là di quanto avviene, diciamo, è andato avvenendo negli ultimi anni, tutto questo tipo di problematica ha un cuore antico. Lo stesso Carmignani scoprì che la problematica dei reati associativi con grande lungimiranza si colloca a metà strada tra il diritto penale sostanziale e la provincia delle prove, per cui intuì quale poteva essere l'uso probatorio disinvolto del reato associativo, e diceva di questa cosa strana dei reati associativi: noi non ne possiamo fare teorizzazione sul piano delle categorie normali del diritto penale, tutto più ce ne occupiamo come problema di parte speciale, e forse la sua vera collocazione dovrebbe essere quella di relegarla nel diritto di polizia. Sì, ma questo però sul piano, diciamo, delle categorie concettuali e delle categorie legislative, ma non è che di fatto sul piano legale, cioè uno, il penalista classico tendeva a salvarsi l'anima dicendo: li togliamo dal diritto penale normale dei cittadini comuni e lo releghiamo nell'ambito del diritto di polizia. Però questa era un'operazione platonica o idealistica, perché poi rimaneva il problema di un diritto di polizia che dal punto di vista ovviamente delle garanzie era ancora meno garantito. Però quando noi guardiamo al sistema penale italiano, non solo storicamente, dobbiamo tenere presente che accanto alla dimensione della giustizia penale, tra virgolette, normale, che poi per il reato associativo tanto normale non è, è sempre esistita e continua ad esistere il sistema della prevenzione, che, come metteva in evidenza stamattina bene anche il
il professore Giunta, la logica della prevenzione per certi aspetti tende a espandersi anche nell'ambito del diritto penale, ma in un duplice senso però. Non solo nel senso che la logica della prevenzione come logica meno garantistica invade il terreno penale, può anche accadere al contrario che alcuni standard più garantistici del penale contagino oggi la prevenzione. Quindi da questo punto di vista oggi si assiste nell'ambito dell'esperienza penale a dei mutamenti e alle forme di travaso che sono particolarmente interessanti e che andrebbero meglio analizzate. Di fronte a questo trend sovranazionale e internazionale e di fronte ai trend di politica criminale che predominano per ora non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo, trend di politica criminale come sappiamo molto repressivi e spesso anche conditi di coefficienti più o meno intensi di populismo penale, pensare a future riforme che rimettano in gioco il diritto di legittimazione del reato associativo o dei reati associativi nel nostro ordinamento mi parrebbe una illusione da anime belle, almeno rispetto a un futuro prevedibile. Però questo, da studioso e poi ponendomi soprattutto anche nell'ottica del ceto forense, dico questo però non è che deve comportare un atteggiamento di completa rassegnazione e di resa all'esistente. Io credo che la dottrina giuridica e l'avvocatura, io penso sempre alla giustizia penale come un'impresa collettiva nell'ambito della quale, no, ciascun soggetto protagonista dovrebbe svolgere bene il suo ruolo. E se è anche vero che storicamente ogni epoca storica ha avuto un suo tendenziale signore del diritto, c'è stata un'epoca storica in cui il signore del diritto è stata la dottrina professorale, c'è stata un'epoca storica in cui il signore del diritto è stato, ci si è illuso che fosse il legislatore, perché poi l'attività interpretativa applicativa ha sempre beneficiato di amplissimi spazi, c'è un'età dell'oro del principio di legalità legislativa, anche questa è un'illusione teorica, non c'è mai stata. Oggi ci troveremmo di fronte, da qualche anno, di fronte a un fenomeno che possiamo etichettare come della sovranità del giudice, cioè il signore del diritto, no? Il signore del diritto del giudice. Ma non soltanto perché il giudice è cattivo, è invasivo, non è garantista, per ragioni storiche molto, molto complicate. Però allora io, a me piacerebbe che di fronte a questa, ovviamente esprimendoci così semplifichiamo, però di fronte a questa tendenziale prevalenza della signoria giudiziale sul diritto, io auspicherei, proprio muovendo dal presupposto che la giustizia penale non può non essere un'impresa collettiva al cui interno ciascun penalista deve avere il suo ruolo, mi piacerebbe che il ceto forense, che gli avvocati e il singolo avvocato riuscissero a esprimere un maggiore protagonismo culturale dal punto di vista, in una prospettiva, diciamo, di contrappeso dialettico. Sempre, non lo dico perché è un convegno di avvocati, ma perché ci credo profondamente come giurista, in termini di contrappeso dialettico rispetto alla signoria del giudice. Anche questo ne parlo innanzitutto descrittivamente e non volutivamente. Allora, che cosa si può fare allora da questo punto di vista? Da questo punto di vista dovremmo noi forse studiare ancora di più, saperne di più nel controllare, nel vigilare sulle prassi applicative e sulle politiche penali giudiziarie in materia di reato associativo. In materia di criminalità organizzata, ma non soltanto, però in particolare in materia di criminalità organizzata, le procure della Repubblica, come è stato recentemente scritto da un mio collega illustre e insospettabile, diciamo, di garantismo peloso,
che è un giurista che ha il senso della complessità, come per esempio Mimmo Politano, ha di recente scritto: le procure della Repubblica sono luoghi di autonoma elaborazione di politiche penali dietro lo schermo di un'obbligatorietà dell'azione penale, i cui presupposti però sono incerti e sottratti al controllo, a cominciare dal fatto che finora si è sempre tenuto, non, siamo soliti non prendere mai di petto anche il problema di che cosa significhi notizia criminis, insomma il discorso è molto complicato. Allora, di fronte al fatto che le procure della Repubblica, ma non soltanto le procure della Repubblica, sono centri di produzione di politiche criminali autonome, diciamo l'esigenza di vigilanza, controllo, confronto dialettico e analisi critica molto rigorosa della giurisprudenza, direi che l'esigenza di tutto questo cresce moltissimo. Quanto innanzitutto, che cosa, se guardiamo alla prassi applicativa attuale, che diagnosi possiamo fare dei livelli di garanzia attinti o attingibili su questo terreno? Quanto al reato associativo, significa ovviamente anche per connessione il famoso famigerato per alcuni, indispensabile per altri, comunque tormentoso tema del concorso esterno. Cominciando innanzitutto col reato associativo, è stato più volte osservato negli ultimi tempi, mi riferisco di recente anche per esempio ad un intervento del mio caro amico e collega Gaetano Insolera, è stato osservato come negli ultimi tempi si è assistito ad una dilatazione applicativa in sede giudiziale, non solo delle fattispecie associative in generale, ma si assiste a un revival anche della semplice associazione per delinquere. Assistiamo ad un'irresistibile fortuna della tradizionale fattispecie dell'associazione per delinquere, scrive Insolera, che viene contestata in margine alle più disparate fenomenologie criminose concorsuali, delitti fiscali, criminalità economico-amministrativa, eccetera, e si scoprono le grandi capacità di prestazione del reato associativo innanzitutto sul piano delle indagini e sul piano probatorio, con riemergenti tendenze alla semplificazione probatoria rispetto alla ricerca della prova dei reati fini. Però io credo che questo revival del reato associativo abbia anche, al di là della strumentalità processuale, credo che abbia anche una finalità di stigmatizzazione e etichettante che è molto in linea con le tendenze criminali e con gli orientamenti dominanti oggi nell'ambito della politica criminale, anche nell'ambito della cultura e dei media più in generale, perché etichettare un colletto bianco come associato, come criminale organizzato, significa rappresentarlo anche come un delinquente vero, no? Un delinquente temibile, un delinquente pericoloso, e non un delinquente di un semplice, e non l'autore di un semplice reato specifico compatibile con continuare a essere persona per bene. Io credo però che questa utilizzazione del reato associativo in chiave stigmatizzante, in chiave etichettante, vada molto controllata e si presta a particolari obiezioni. C'è un ulteriore aspetto importante. Tra i noti deficit del reato associativo, come dicevo prima, uno dei profili principali di trasgressività rispetto ai principi di fondo di un diritto penale liberale o costituzionalmente orientato, come sappiamo, emerge innanzitutto a livello di tipicità per la mancata definizione delle condotte di partecipazione, non solo delle condotte di concorso esterno. Come sappiamo, la Cassazione nel corso degli anni ha fatto grossissimi sforzi per supplire al deficit di tipizzazione legislativa mediante tentativi di tipizzazione per via giudiziale della condotta associativa. E da questo punto di vista voglio citare una sentenza ormai celebre a tutti nota,
che di solito si cita per il concorso esterno, però è una sentenza importante anche per il tentativo che ha compiuto di tipizzazione giudiziale della condotta associativa, che è la famosa sentenza Mannino del 12 luglio 2005, che prima di tentare di definire il concorso esterno ha cercato, anche aderendo ad alcune istanze dottrinali, di prospettare una concezione, diciamo, più garantista e più congrua, sto finendo, della condotta associativa, prospettando una concezione della partecipazione associativa orientata, che io direi in senso organizzatorio e dinamico funzionale, nel senso di richiedere ai fini della rilevanza penale la condotta associativa non soltanto l'inserimento del soggetto nella realtà associativa, ma richiedendo anche la prova del compimento di atti esecutivi del ruolo di associato, per evitare che la condotta associativa potesse essere identificata soltanto con l'adesione volontaria all'associazione. Quanto questo orientamento garantistico della Cassazione riunita è riuscita a penetrare non solo, diciamo, nella successiva giurisprudenza di merito, ma anche nell'ambito della stessa giurisprudenza della Cassazione. Siccome mi piace ancora studiare queste cose, di recente ho preso una sentenza recente della Cassazione, la 5 giugno 2013 numero 49793, in materia di associazione mafiosa, e mi sono fatto uno studio degli ultimi anni di giurisprudenza, della giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino, per dire: ma l'orientamento garantistico in tema di condotta associativa è stato veramente recepito o no, e in che misura? Ho notato che è stato recepito pochissimo. Per esempio, c'è la sentenza che ho commentato, si propone un vecchio orientamento in tema di criminalità organizzata mafiosa che fa ritenere sufficiente come presupposto di una condotta associativa punibile l'adesione all'associazione da parte del soggetto il quale presta la propria disponibilità in qualità di uomo d'onore. Dov'è la corposità della condotta associativa e che attenzione la Cassazione rivolge all'esigenza sottolineata dalla sentenza Mannino che la condotta partecipativa costi anche di concreti atti esecutivi del ruolo? Ho visto che questa sentenza non è una sentenza isolata, ma buona parte delle sentenze o non hanno capito o fanno finta di non avere capito. E sapete qual è l'aggravante? L'aggravante è che nella motivazione di questa sentenza della Cassazione si cerca di dimostrare che questa tesi è compatibile con gli arresti della sentenza Mannino, tradendoli assolutamente. A maggior ragione direi che gli arresti della sentenza Mannino relativi al modello del concorso esterno, come sappiamo la sentenza Mannino ha delineato un modello molto rigoroso e forse troppo pretenzioso anche di concorso esterno punibile, e anche nella giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino, diciamo che la fedeltà ai principi della sentenza Mannino è più dichiarata a parole e di quanto non sia questa fedeltà poi realmente rispettata nei fatti. La sentenza Mannino è stata elusa, quindi la giurisprudenza, a mio avviso, in materia di reato associativo, almeno con riferimento alla criminalità organizzata ma motivo di supporre che in altri settori le cose non siano direttamente, la giurisprudenza non è riuscita negli orientamenti dominanti a interiorizzare il garantismo di una sentenza come la sentenza Mannino. Io sono convinto che la sentenza Mannino non venga rispettata perché buona parte dei giudici di merito, ma anche i giudici di legittimità, ritengono che vi siano esigenze punitive che rimarrebbero frustrate se si osservassero con rigore i principi espressi da una sentenza come la Mannino. Però ho avuto modo di constatare però che anche tra gli stessi magistrati c'è un eccesso di pluralismo di orientamenti rispetto a ciò che si ritiene veramente meritevole di punizione,
sia sul versante della condotta associativa sia sul versante del concorso esterno. L'eccesso di pluralismo nelle precomprensioni dei magistrati ripropongono come problema decisivo quello della cultura penale diffusa nella magistratura. Ormai sono un vecchio professore di diritto penale, mi sono andato convincendo sempre più, e in questo sono d'accordo con Dominioni, che spesso le riforme o l'esigenza o il chiedere riforme è un alibi del responsabilizzante. Le norme non si applicano da sole e nessuna riforma potrà eliminare gli spazi interpretativi. Oggi purtroppo, con la complessità dei temi che il diritto penale è costretto ad affrontare e con la complessità dei modelli di diritto penale, l'intervento tra virgolette creativo del giudice tende inevitabilmente a crescere. Quindi io direi, prima ancora di parlare di riforme, ci mettiamo sul tappeto la questione delle culture giudiziarie. Grazie. Grazie al professor Giovanni Fiandaca per il suo bellissimo e direi apprezzatissimo intervento. Il professor Fiandaca faceva un'annotazione, mi pare, in ordine proprio alla esigenza, diciamo, di indagare la fattualità del fenomeno nei suoi riscontri giudiziari. E allora qui colgo l'occasione per fare una piccola integrazione, perché come prima non ho avuto bisogno di presentare il professor Fiandaca, non ho avuto neppure ovviamente bisogno di presentare l'avvocato Armando Veneto, ma mi sono dimenticato di dire una cosa che è importante proprio sotto questo profilo, perché l'avvocato Armando Veneto ci ha fatto l'onore di accettare l'incarico di essere responsabile di un nuovo osservatorio che si occuperà proprio di questo aspetto, l'osservatorio doppio binario e criminalità organizzata, che ha proprio lo scopo di indagare nella attualità gli sviluppi giudiziari del fenomeno. E a lui do ovviamente la parola. Grazie. Grazie. E questa volta non faremo soltanto parole, ma recupereremo esempi, fatti, circostanze specifiche da pubblicare in un libro bianco, in maniera che la finiamo una volta per tutti di confrontarci su tesi alla cui base non c'è la prova. Sarebbe veramente strano che i penalisti parlino senza avere la prova per quello che dicono, e noi lo faremo. Alla fine del mandato di questa giunta noi pubblicheremo questo libro bianco. Ecco perché siamo sparsi dappertutto, non dirò come agenti segreti, ma sperando nella collaborazione dei magistrati, che non hanno nulla da temere da questa informazione generalizzata, per avere nozione di fatti e circostanze che aprono ulteriormente il divario tra il processo descritto nelle norme e quello che si realizza sul campo, e ancor più tra il processo che va bene in tempi di magra e per i reati bagatellari e il processo che invece deve servire non solo per punire ma anche per assumere la responsabilità appaltante della lotta alla criminalità organizzata. Siamo tutti d'accordo che la criminalità organizzata va combattuta fino in fondo. Siamo tutti convinti, e noi meridionali più degli altri, che la criminalità organizzata è un nodo scorsoio che non consente, non permette che queste terre meravigliose decollino verso forme di autentica civiltà. Ci vive però il grande tema del metodo,
perché se il metodo è quello dell'appalto in esclusiva, gli altri si sentiranno esclusi e non si sentiranno chiamati ad una battaglia che invece deve essere corale. Basterebbe solo questo, a parte le altre osservazioni, per segnalare come non è possibile che la criminalità organizzata sia combattuta con il processo, nel processo, dai magistrati, dalle forze dell'ordine, con esclusione di ogni altro, o quasi, perché il posto che viene accordato agli altri, lo dico in senso generale, è soltanto residuale, parziale e limitatissimo. Io parlo qui in una sede giudiziaria nella quale ho mosso tanti passi, ma una cosa voglio ricordare. Nel 1988 al congresso delle camere penali di Venezia si tenne a battesimo il nuovo codice, che era stato pochi giorni prima votato definitivamente e che nell'89 poi sarebbe entrato in funzione. E un tema di quel congresso, era presente Pisapia, il padre del codice, ricordo il presidente Carnevale, moltissime Violante e così via di seguito, venne trattato un tema specifico, il nuovo modello processuale, specifico perché è relativo ai fatti dei quali parliamo oggi. Il nuovo modello processuale è la lotta alla criminalità organizzata. Relatore per la magistratura, era il tempo nel quale i magistrati partecipavano ai nostri convegni, noi qualche volta venivamo chiamati a partecipare ai convegni dei magistrati, adesso pare che non sia propriamente così se non nelle situazioni ufficiali, nei quali momenti ufficiali compaiono i capi degli uffici, ma non è che c'è una profuvie di magistrati alle assise degli avvocati. Ma relatore era Giovanni Falcone per i magistrati. Le camere penali avevano scelto uno dei fondatori, ero io, ma questo è secondario, non conta proprio niente. Dissentimmo su tante cose, ma in quell'ora di acceso dibattito su un punto fummo d'accordo, che il processo penale non serve per reprimere e per combattere la criminalità organizzata, serve per accertare fatti e per attribuire pene, per stabilire responsabilità. Quanto tempo è passato? Passati 26 anni, 27 anni, e qui è stata tracciata la storia dei processi, molto spesso se ne è parlato stamani, sono stati interventi splendidi, non sono io a dover dare i voti, ma devo dire soltanto le emozioni che mi ha suscitato l'intervento del dottor Petralia. Non sembrava che fosse un magistrato a parlare, meno che mai un pubblico ministero, ma io lo devo dire, ma lo devo dire. Ma perché non ne costruiscono uno per ogni sede giudiziaria? Poi ci mandate da quella parte altri. Bene. Il doppio binario che segnala due tipi diversi di processo, ma segnala anche due momenti dello stesso processo che si diversificano. Misura di prevenzione che cammina in parallelo con il processo base. Confisca che spesso arriva prima di una possibile assoluzione, anche perché arriva prima perché la Cassazione dice che credo che la percentuale dell'accoglimento dei ricorsi in materia di sequestro per misure di prevenzione sia pari allo 0,01%, una cosa del genere. E sì, perché è soltanto la violazione di legge che consente il ricorso per Cassazione. Allora, ma per quale motivo? Ecco, e che significato ha il doppio binario? Ma è la esemplificazione metaforica del conflitto che c'è tra processo che serve per reprimere e processo
che serve invece per accertare i fatti. È l'emblema del conflitto eterno tra sicurezza sociale e rispetto dei diritti fondamentali. Questa è la differenza. Su questo la nostra commissione lavorerà. E poi c'è un ulteriore binario, questo è il binario morto, quello che c'è in tutte le stazioni, che è quello che non riguarda più le norme, la parte normativa affidata ai politici, e noi sappiamo, Nico D'Ascola, quanto lavoro sta facendo e farà per mantenere la barra del timone dritto su un minimo di adesione al modello di civiltà che il nostro codice, i nostri codici hanno segnalato, ma noi parleremo anche della prassi applicativa. E andiamo alla prassi applicativa, 15 minuti e forse di meno, bisogna chiudere, poi deve parlare il nostro presidente. Dove è finito l'articolo 358? Investiga anche nell'interesse dell'indagato, ma è archeologia processuale, non esiste più. Noi abbiamo già raccolto esempi specifici di parti offese che non sono state mai ascoltate e che sono state segnalate nel processo nella lista testimoniale del difensore. Perché? Beh, posso citare come testimone, senza citare la fonte della mia conoscenza, perché tanto è inutile, sappiamo già che avrebbe detto una cosa diversa. Non solo, ma il pubblico ministero, oltre che scegliere quali prove siano da investigare, e oltre che scegliere, e sceglie sempre da investigare soltanto sulle prove a favore della sua tesi, poi è anche responsabile della scelta strategica, non solo delle prove da investigare, ma come e quando investigare attraverso quelle prove in relazione alla strategia che si pone davanti. Si è deciso, per esempio, di chiedere un immediato carcerario a tempo 6 mesi per farlo. Che convenienza ha il pubblico ministero di andare a toccare punti che aprirebbero nuovi spazi investigativi? Si ferma dove ha raggiunto il minimo indispensabile per l'immediato. Poi, naturalmente, sorge un problema. La difesa non ha uno spazio nel giudizio immediato per chiedere che il giudice dell'indagine preliminare si renda conto che il procedimento ancora non è completamente istruito. Perché, tra l'altro, il termine, la giurisprudenza dice, il termine dei 6 mesi è quello connesso con la richiesta del pubblico ministero. Una volta avanzata la richiesta al limite dei 6 mesi non c'è più spazio, non c'è una fase davanti al giudice dell'indagine preliminare nella quale si possa far valere una propria richiesta, ci si trova allora costretti a prendere atto della circostanza che le prove non erano compiutamente assunte e pertanto non si può procedere a chiedere un giudizio abbreviato perché le prove non sono complete e si è dunque costretti ad andare a finire a dibattimento. D'altro canto, anche le questioni del dibattimento, domande su fatti specifici, ma noi passiamo giornate a farci ripetere quello che è scritto nel rapporto di polizia giudiziaria, altro che eliminato dal nuovo sistema processuale, nuovo, dal processo dell'88. Tant'è vero che adesso si tende a reintegrare questa che viene, sembra essere una manchevolezza, in maniera tale che il giudice di dibattimento sappia compiutamente di cosa si tratta, se non che, mentre dovrebbe trattarsi soltanto di dare al giudice una informazione di massima sui fatti sui quali è chiamato a decidere, sicuramente, io
ci scommetto. Accettiamo scommesse su questo punto, sicuramente servirà la riforma ad introdurre al giudice tutti gli elementi utili per l'accusa, soprattutto nei processi del doppio binario. Perché se è consentito ed è tollerato non solo, ma incentivato dai presidenti di corti d'assise e di tribunali, tutto il materiale informativo che viene dagli organi di polizia giudiziaria, che parola per parola, ripeto, ripercorrono tutto il rapporto di polizia giudiziaria, comprese le valutazioni che se ne fanno, con la speciosa motivazione che bisogna conoscere le ragioni degli snodi, degli stip attraverso i quali è passata l'indagine, io credo che ancor più e ancor meglio l'informazione previa dei fatti sarà portata alla cognizione del giudice in maniera compiuta, in maniera che il giudice sappia qual è il vento che tira. Ma perché? E qui ce lo dobbiamo domandare. Non abbiamo utilizzato noi avvocati per prima lo spazio che invece era riservato alla indicazione dei fatti che si intendono provare nel momento dell'elencazione delle prove. Poi sentiamo dire continuamente, chiediamo l'ammissione delle prove, qualche volta addirittura si chiede di essere autorizzato al contraesame, come se fosse una una elargizione, una gentile concessione del sovrano al suddito. Perché non l'abbiamo utilizzato? Perché era lì che il pubblico ministero avrebbe dovuto indicare cosa intendeva provare, ed era lì che l'avvocato doveva dire cosa intendesse provare contrariamente a quanto il pubblico ministero intende provare. Non lo abbiamo fatto, abbiamo perso un'occasione straordinaria. La cultura della giurisdizione, la cultura del processo accusatorio è mancata a noi oltre che ai magistrati. Forse a noi prima che ai magistrati. Noi siamo responsabili di non averlo testimoniato quale dovesse essere il nuovo sistema, con le conseguenze che adesso paghiamo. E d'altro canto, cosa dire della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione? Io sfido una sola occasione, vi chiedo, ai colleghi chiedo la cortesia di ricordare una sola occasione alla quale si sia fermati solo alla massima, a meno che la massima non serva proprio a sostenere senza discussione il proprio punto di vista, senza aver letto a quale caso pratico quella massima si riferisse. Cosa voglio dire? Che ogni massima ha il suo caso pratico, altro che le massime assolute della Corte di Cassazione. Anche questo è un limite che noi scontiamo, perché non abbiamo fatto molto per ottenere che la uniformità nomofilattica fosse uno degli aspetti pretesi dai difensori nel contesto di un discorso che riguardava la tipizzazione dei reati. E parlo ancora una volta di doppio binario. E la tipizzazione con riferimento ad una logica minima. Ma che senso ha? La giurisprudenza che richiede che nel concorso esterno ci sia la manifestazione concreta, che quella disponibilità sia attuata sul campo. E la giurisprudenza che è per il 416 ter vuole ed impone che ci sia non semplicemente la individuazione del momento sinallagmatico nel quale si scambiano le promesse, ma anche l'accertamento che quelle promesse sono state mantenute, con riferimento poi al 416 bis, nel quale basta andare due o tre volte al bar col medesimo soggetto attenzionato per mafia per passare per concorrenti nel reato di mafia. Che senso ha un discorso del genere, nel quale c'è spazio per poter dire tutto e il contrario di tutto? E anche questo è uno degli aspetti che tocca a noi, compete a noi individuare per essere sottolineato e per valere in maniera forte, ferma,
a sostegno non solo sul fatto politico, quello lo faranno i nostri dirigenti, coloro che ci rappresentano, ma noi nelle aule di giustizia quotidianamente come ci battiamo contro la pretesa del Presidente che interviene per sostenere la domanda del pubblico ministero, per sostenere il test d'accusa quando traballa e invece sistematicamente dice no alle nostre domande di approfondimento ulteriore. Dominioni in un altro convegno ci ha detto, e diceva bene, che noi dobbiamo anzitutto chiedere al perito, al consulente del pubblico ministero, quali siano i titoli accademici per stabilire se ciò che ha concluso abbia una rilevanza scientifica in maniera tale che il giudice sia portato a conoscere quali siano le linee, i percorsi che sono stati seguiti dal consulente di ufficio per giungere ad una conclusione senza nutrirsi soltanto della conclusione utile all'accusa. Provate a fare una domanda davanti a una qualsiasi corte d'assise, a un pubblico ministero, a un consulente del pubblico ministero, perché dica da che cosa ha derivato la sua specializzazione e quali sono state le sue competenze, e vedete quante volte sarà ammesso o non ammesso una domanda del genere. Sono tutti i guasti di una cultura della giurisdizione, visto che parliamo tutti alla stessa maniera, dirò anch'io, anche se anche a me non piace molto questa definizione, di una giurisdizione che prevede sempre più che il processo penale, altro che non essere strumento di lotta contro la criminalità e di purificazione morale della nazione di fronte all'incalzare della delinquenza politica normale, ma è diventato nella sua storia di 27 anni, nella interpretazione corrente che oggi alcuni portatori di toga subiscono ed altri portatori di toga gradiscono, è diventato la norma. Il processo penale è anche utile perché costruisce carriere, perché fa andare avanti determinate idee, perché consente di combattere in campo riservato una battaglia tra i sostenitori del processo inquisitorio che non sono mai andati in sonno, o forse in sonno ma pronti a risvegliarsi, perché la verità è questa: il processo accusatorio 27 anni fa è stato introdotto dopo le tante commissioni che avevano fallito il compito, Gallo e così via di seguito, è andato in porto a furor di popolo, perché c'è una ragione della storia che non può essere dimenticata, ma i più anziani se lo ricordano, questa voglia disperata di chi aveva commesso un reato di presentarsi in caserma, la caserma dei carabinieri più vicina, senza il difensore, per confessare il suo reato. Era previsto da un addendo, da un bis del vecchio codice di procedura penale, che se avesse colui il quale aveva commesso un reato espresso la volontà di essere interrogato in assenza del difensore, allora valeva quell'interrogatorio, e la confessione contenuta in quell'interrogatorio era la base, il fondamento per ritenere chiusa la questione. Naturalmente succedeva che i rei, che evidentemente erano stati individuati per quel determinato episodio, venivano portati in caserma senza avvocato, venivano fatte bere l'acqua salata, le botte eccetera, e poi ad un certo punto non se ne poté più. Ecco perché la storia si vendica, e ha voluto la storia, non altro la storia, che si costruisse il processo accusatorio. Ma questa storia oggi vuole sempre più che si risollevino le sorti di chi non ha mai finito di dire o di pensare che il processo inquisitorio fosse l'unico strumento per combattere la criminalità organizzata,
la criminalità politica, le brigate rosse, la corruzione, il traffico di droga, cioè tutti i reati più consistenti. Noi penalisti non siamo d'accordo soltanto su un punto: non è quello lo strumento, è sbagliato lo strumento, perché è lo Stato che si pone con gli strumenti nei quali sono abbattuti o ridotti al minimo le garanzie dei diritti del cittadino, si pone lo Stato contro, di fronte al cittadino, e dovrebbe essergli accanto, dovrebbero stare insieme cittadino in tutte le sue espressioni e Stato nel combattere questa piaga terribile della criminalità politica organizzata, della corruzione e così via di seguito. E non solo un nuovo patto sociale, ma è un patto sociale nuovo e diverso che deve trovare le sue ragioni in una cultura della democrazia diversa da quella che questo tipo di processo del doppio binario manifesta ed evidenia. Ecco allora, egregi cari colleghi, signori che mi ascoltate, mi date questo onore, che io posso concludere dicendo: non vedo nessuna alba radiosa nelle proposte normative di modifica, eccetera, e concordo pienamente con quello che è stato detto ieri, con quello che ha detto il professor Insolera, il professor Maiello ieri, gli altri intervenuti, il professor Fiandaca oggi, e cioè che è inutile stare a parlare di piccole cose, se non riusciamo finalmente a comprendere che è la nostra democrazia in discussione, perché il processo, così come il modo di vestire, il modo di abitare, il modo di convivere, ne sono espressione, è espressione della civiltà nostra, ed è una civiltà in discesa, è una civiltà che ancora una volta, non avendo trovato dentro di sé i germogli necessari per far crescere la pianta della libertà, si affida a qualcuno che abbia autorità, nella speranza che preservi la sua libertà e non quella di tutti noi. Allora pregherei con grande rapidità Andrea Mascherin di accomodarsi e anche il nostro Egidio Sardo di venire al tavolo dei relatori, perché dobbiamo... Più rapido di così. Sì, rapidissimi, grazie. Pregandoli ovviamente di rimanere nei termini temporali prescritti di un quarto d'ora. Anche perché il tema che dovranno trattare tocca da vicino tutti noi, perché dovranno ovviamente occuparsi del tema quale avvocato. Io do la parola subito ad Egidio Sardo, ma prima di iniziare devo lasciare un attimo la parola al nostro presidente Beniamino Migliucci, che ci deve salutare. Io si sente? Io vi chiedo scusa. Si sente o no? Sì. Io vi chiedo scusa. Non posso concludere questa interessante inaugurazione, perché ci hanno chiamato a intervenire proprio su queste riforme, a un dibattito televisivo, e le distanze mi impongono di dover andare via. Credo d'altro canto che non ci siano conclusioni da fare, perché le conclusioni spesso devono riassumere quello che hanno detto gli altri o tirare delle sintesi.
Beh, io credo che tutto quello che è stato detto non abbia bisogno di una conclusione, perché le conclusioni erano nei discorsi, nelle valutazioni, nelle relazioni che sono state fatte. Credo che questa giornata sia stata, queste due giornate siano state importantissime per noi, e insieme con il titolo accolgo anche il suggerimento che il professore Fiandaca ha fatto. Ha detto: mi auguro che l'avvocatura riesca a esprimere un maggior peso culturale in termini di contrappeso alla dialettica e allo spazio del giudice. Bene, noi, inaugurando la giustizia del futuro, ci proveremo senz'altro. Grazie a tutti per essere stati con noi. Piacere mio. Allora, diamo subito la parola, come dicevo prima, ad Egidio Sarno, che è anche il nostro responsabile delle scuole e della formazione come delegato di giunta. Cercherò di essere abbastanza breve, anche perché vedo che l'uditorio si sta riducendo e non vorrei che... Sì, vi preghiamo di accomodarvi. In pochi. Mi rendo conto già lo sforzo è molto apprezzabile di tutti quanti i colleghi e gli amici presenti da stamattina per essere attenti alle relazioni che ci sono state. Io vorrei agganciarmi subito al tema partendo dalla considerazione che ripeteva l'avvocato Villucci, riprendendo lo spunto e l'indicazione di quello che ha detto il professor Fiandaca. Ci vuole certamente un'avvocatura in grado di far valere principi, di far valere diritti. Quale avvocato? Credo che in questo momento ciascuno di noi sia in grado di delineare una figura di avvocato che ci vuole, una figura di professionista che noi abbiamo sempre definito attrezzato, perché deve saper disporre degli strumenti, deve conoscere gli strumenti del processo, deve saperli utilizzare, conoscere le strategie, saper fare le scelte al momento opportuno. Nello stesso tempo un avvocato forte nel senso che deve avere la schiena dritta, che non si deve far spaventare, perché ne abbiamo parlato anche ieri, i tempi in cui viviamo sono tempi difficili, i rapporti con l'ufficio del pubblico ministero e con la polizia giudiziaria, soprattutto quando si è coinvolti in attività difensive di un certo rilievo, sono rapporti che possono diventare anche difficili e qualche volta in certe situazioni anche spaventanti. Quindi un avvocato forte, un avvocato quindi che abbia tutti gli elementi per poter essere attivo, protagonista del processo, per poter effettivamente rappresentare gli interessi della parte. Ma questa è l'idea ideale che abbiamo dell'avvocato penalista del terzo millennio, ma certamente non è la realtà in questo momento che noi viviamo ogni giorno nei nostri tribunali. Questo non succede. Abbiamo fatto riferimento prima all'abuso lo diceva il professor Dominioni, all'abuso dell'utilizzazione degli atti processuali, l'abuso dell'acquisizione dei fascicoli del pubblico ministero, ma questo perché avviene spesso anche per un malinterpretato ruolo di difensore d'ufficio che ritiene che ingraziarsi la disponibilità del giudice poi spesso può essere una occasione per acquisire semmai consenso maggiore e una maggiore disponibilità quando tratterà la sua causa di fiducia, o tutte queste prassi negative che certamente ormai sono diffuse e che certamente hanno dato un'immagine della difesa, del difensore, che non è un'immagine luminosa. 33 anni fa, quando quel 14 febbraio del 1982 a Salerno 14 presidenti di Camera Penale costituirono l'Unione delle Camere Penali, probabilmente era una realtà certamente diversa. Allora la figura dell'avvocato penalista è una figura prestigiosa. Le Camere Penali rappresentavano il meglio dell'avvocatura, un'avvocatura indiscussa, un'avvocatura preparata, che veniva fuori da una grandissima tradizione, la tradizione dei grandi maestri. I presidenti di Camere Penali allora erano i principi del foro, o erano più o meno, erano dei grandi avvocati, tutti quanti. Ma se guardiamo
negli anni quella situazione, e certamente la situazione si è modificata, da passare alla tradizione, al trapasso delle nozioni che avveniva negli studi, i maestri, i grandi maestri che insegnavano agli allievi, che poi raccoglievano il testimone. Quando in quegli anni bastava in un tribunale, per individuare i colleghi penalisti, bastava far riferimento agli studi di provenienza. Nei fori medio-grandi, faccio l'esempio del mio, bastavano 5-6 studi e si poteva identificare tutti i colleghi che erano presenti giornalmente in udienza, potevo dire quello appartiene a Lombardo Piolo, quello a De Pascale, quello a Gironda, eccetera, eccetera, quei 4-5 studi che erano i grandi maestri, da cui, e poi quei grandi maestri a loro volta venivano dagli ulteriori studi dei Papalia, dei Malcangi, cioè nomi che sono ormai nella storia dell'avvocatura, ma questo in tutti i fori. Ma che cosa è successo allora? Questo avvocato che era prestigioso, che infatti non a caso le camere penali si posero non certamente il problema della formazione, non esisteva nei programmi della Camera Penale, neanche nel primo statuto di Alghero non si parlava di formazione dell'avvocato, non era uno degli scopi dello statuto attuale delle Camere Penali. È venuto fuori quando è saltato questo rapporto, è saltata questa formazione e non c'è stata più il trapasso delle nazioni, non c'è stata più la possibilità per i giovani avvocati di avere i maestri, e i giovani avvocati hanno incominciato a doversi arrangiare, e nello stesso tempo è venuto meno un abbassamento generale formativo sia per quella che era la preparazione universitaria, che certamente nel corso degli anni ha presentato degli standard sempre più bassi di preparazione, sia per quel che riguardava poi, dicevo, il deficit di formazione. Non a caso in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 90, che nascono le scuole forensi. Perché nascono le scuole forensi? Perché bisognava in qualche modo dare una risposta a tanti giovani che si avvicinavano all'avvocatura e che non avevano possibilità di fare pratiche adeguate, e quindi le scuole forensi dovevano supplire in qualche modo. Era un tentativo da parte prima dell'avvocatura associata, ma poi fatte proprie anche dall'avvocatura e dallo stesso Consiglio Nazionale Forensi, per dare una risposta formativa, e viene meno quindi questa capacità, questa formazione, e quindi si abbassa un livello, e questa è la realtà. Questa è la realtà che abbiamo vissuto, e che anche noi delle Camere Penali a un certo punto ci siamo incominciati a porre il problema. Siamo verso l'anno 2000, siamo quindi, diciamo, quasi 20 anni dopo, ci siamo posti il problema che bisognava stare attenti alla formazione, che probabilmente bisognava in qualche modo riprendere un'attenzione al come si formava l'avvocato, perché quella figura ideale rimaneva un fatto utopico. E allora nascono le nostre scuole, in quegli anni le prime nostre scuole, man mano si vanno poi codificando, e arriviamo al 2004, la battaglia sulla specializzazione, il convegno di Bari, il congresso nazionale di Bari, la scelta della specializzazione. Perché la specializzazione? Perché ci vuole un avvocato che sia preparato. Allora, perché sia un avvocato preparato che possa garantire ai cittadini la sua capacità, allora l'Unione delle Camere Penali ritiene di doversi tirar fuori la battaglia sulla specializzazione, battaglia vinta in parte, perché certamente quella legge che ora, di cui aspettiamo i regolamenti, è una legge che ci lascia molto perplessi, una specializzazione più con un taglio post-universitario, se pensate che, stando a quella normativa, chiunque appena iscritto all'albo può frequentare un corso di specializzazione. Una contraddizione in termini, è come dire: non ho ancora imparato a guidare una macchina, non ho ancora preso la patente, che già vado a provare a guidare la Ferrari. Cioè è la stessa cosa, si pretende che si dovrà dare una specializzazione, cioè la specializzazione dovrebbe essere il meglio dell'avvocatura, in cui si impara e si insegna, nei nostri corsi dovremmo insegnare la strategia difensiva a chi? A chi si è iscritto appena all'albo, chi sta incominciando a fare i processi, di che strategia dobbiamo parlare? Queste sono le contraddizioni ovviamente anche di questa normativa, ma adesso non voglio dilungarmi su questo. Il punto quindi qual è? Il punto è quello di cercare adesso, e qui è una grossa responsabilità che abbiamo come Unione Camere Penali, di trovare un modo di lanciare sempre più una formazione che sia una formazione adeguata, cercando di utilizzare gli strumenti che possiamo,
rilanciare l'attività delle scuole. Questa giunta ha scelto un forte impegno per rilanciare sia l'attività delle scuole territoriali, peraltro ora con la nuova normativa sulla difesa d'ufficio, quindi che quella ha accolto pienamente l'impegno, diciamo, condiviso con il Consiglio Nazionale Forense e ha risposto adeguatamente a quelle nostre istanze, cioè vogliamo un avvocato che sia difensore qualificato, che sia in qualche modo con dei requisiti adeguati a un minimo. È passato i 5 anni minimi di iscrizione all'albo, è passato una formazione attraverso dei corsi che devono essere addirittura biennali, non minimo quindi di 90 ore, corsi che devono prevedere una verifica finale addirittura, cioè si è codificato nella legge che ora sta per entrare in vigore nel regolamento, perché è pubblicato l'altro giorno sulla Gazzetta Ufficiale, in cui effettivamente si richiede questa concreta capacità per svolgere questo ruolo. E credo che su questo la scommessa che dobbiamo farci è questa qui. Anche perché, guardate, io credo che col passare degli anni il ruolo e le richieste di capacità tecniche e giuridiche dell'avvocato penalista sono certamente aumentate. Nel 1982, facciamo riferimento sempre alla data di fondazione nostra, era più semplice quel processo, era molto più semplice, era molto meno articolato, non presentava tutta quella serie di problematiche, il rito era molto schematico e il ruolo della difesa certamente non aveva quegli spazi che certamente ci sono adesso, ma proprio perché non c'erano, consentiva di concentrare il tutto nell'attività che poi era quella della discussione della causa, cioè nel momento in cui si andava a cercare di demolire sulla base di quelli che erano gli atti che venivano messi a disposizione quello che era stato costruito da parte del pubblico ministero, ma soprattutto da parte del giudice di istruttore con sentenza di rinvio a giudizio. Questa era l'attività, quindi molto meno. L'attività processuale era concentrata in questo, diritto penitenziario praticamente esistiva ben poco, eravamo agli inizi, quindi un ruolo penitenziario, materia di serie B, disdegnata dai grandi avvocati, adesso non ho di più, adesso certamente no Riccardo, ma era quindi, dicevo, anche dal punto di vista della preparazione si richiedeva certamente molto meno rispetto a quello che è richiesto adesso a un difensore che vuole svolgere adeguatamente questo lavoro. E quindi io credo che il punto importante, la scommessa, e questo credo che sia importante anche riconoscere al Consiglio Nazionale Forense di aver condiviso noi questa battaglia su questa figura di avvocato che comunque deve essere preparato, sia proprio questa. Io credo che in questo momento ci giochiamo tutto sulla capacità di formare, di aggregare e di dare ai colleghi questo recupero dell'orgoglio della toga. Io credo che sia questo il punto, questo recupero di questo entusiasmo, di questa professione bellissima, di questa professione in cui sentirsi la responsabilità di il peso di una difesa, la battaglia, sia, credo, una cosa entusiasmante e difficile, ma questa credo che sia la cosa più fantastica dell'essere difensore, recuperare proprio questo entusiasmo, questa voglia. Mi piace quel termine, orgoglio della toga, perché è recuperare proprio il senso stesso della difesa. Non dimentichiamo, un difensore che comunque realizza il rispetto dei diritti ovunque, in tutte le realtà con cui ha a che fare. Un difensore che ha la capacità di sollevare eccezioni di incostituzionalità. Non ci dimentichiamo questa grande possibilità che il nostro sistema ci consente. Noi leggiamo sempre di sentenze della Corte Costituzionale, spesso però non ci sono riportati anche nelle ordinanze di rimessione, ma dietro quelle ordinanze di rimessione c'è un impegno di un'avvocatura che ha sollevato delle questioni, che le ha poste. Non le leggiamo, non li leggiamo i nomi di quei colleghi, perché non vengono riportati, viene solo riportata l'ordinanza del giudice che ritiene manifestamente infondata e poi il provvedimento della Corte Costituzionale, ma c'è dietro tutto questo un impegno, una capacità fondamentale, io direi eccezionale sotto questo profilo, per darci il senso delle potenzialità che la difesa ha.
e proprio riscoprire queste potenzialità nelle attività che possiamo svolgere, credo che sia l'impegno da parte nostra. Allora la scommessa per il terzo millennio è la scommessa di veramente impegnarsi fino in fondo per la formazione. Io credo che ci giochiamo tutto, ci giochiamo tutto. Noi abbiamo 100 scuole di formazione nelle nostre 134 camere penali, abbiamo 100 scuole di formazione. 100 scuole di formazione, che significa che noi ogni 2 anni abbiamo, ci rivolgiamo a circa 2000 colleghi, circa 2000 colleghi, forse anche di più, a cui facciamo una proposta. Pensate che responsabilità che noi abbiamo nel cercare di trasferire attraverso queste scuole il nostro messaggio, il nostro credere, i nostri valori. È un impegno, direi, fondamentale. È un impegno entusiasmante, un impegno eccezionale e anche difficile, ma credo che sia questo, lo ripeto, la scommessa che dobbiamo portare avanti. Grazie. Grazie Gigi, grazie soprattutto per l'entusiasmo. Andrea Mascherin, segretario del CNF, siamo qui. Quale avvocato, sicuramente molto conciso. Mi porterò via 5 minuti perché credo che essere qui in questo momento è una sorta di misura alternativa al carcere, per cui per questo ve ne do atto, vi ringrazio, ma non intendo, poi siamo contrari anche alla tortura, vogliamo introdurre l'atto di tortura, quindi non più di 5 minuti, solamente per dire che forse è il caso di recuperare, poi parleremo in altra occasione evidentemente, di recuperare forse un termine antico, desueto, che è quello del gentiluomo. Quale avvocato, allora probabilmente adesso l'alternativa tra l'avvocato gentiluomo e l'avvocato mercante, e qui noi ci giochiamo assieme a tutto quello che ha detto correttamente Egidio, non tanto il nostro futuro come professionisti, ma il nostro futuro come ruolo sociale. Il gentiluomo dell'Ottocento ovviamente non può essere il gentiluomo del terzo millennio, il gentiluomo del terzo millennio vive un'altra realtà, che è una realtà mediatica, è una realtà fatta da modifiche normative continue. Anzi, io non c'è qui il dottor Savelli, però una proposta che noi potremmo fare è pretendere dal legislatore quello del fermo biologico, no? Tutta la fauna, qualsiasi tipo di fauna prevede un fermo biologico alla caccia e alla pesca per meno di qualche mese all'anno. Io credo che anche l'avvocatura, gli operatori del diritto e della magistratura potrebbero pretendere un fermo biologico di 8-9 mesi, stiamo fuori per 9 mesi, non modifichiamo le normative e lasciateci vivere come lasciate vivere la fauna protetta. Anche noi abbiamo diritto, credo, a una forma di protezione. E viviamo in una fase in cui la magistratura non è più assente, non è più estranea agli interessi terreni, quindi se una volta la magistratura poteva essere questo riferimento per il cittadino, questo riferimento in qualche maniera moderato e tranquillizzante, non è più così. La magistratura interpreta il proprio ruolo anche con aspirazioni politiche, aspirazioni mediatiche, aspirazioni di visibilità, e quindi abbiamo la possibilità di interpretare noi il ruolo di traghettatori, di soggetti di equilibrio tra una società che è sicuramente priva di riferimenti e un potere. E guardate che è molto interessante quello che ha detto il Ministro, per certi aspetti sconcertante. Noi abbiamo una politica che si vanta di introdurre delle forme di autocontrollo, i vari garanti sulla corruzione, sta a significare che cosa? Che la politica deve farsi controllare, e si vanta anche del fatto di trovare dei modi, delle modalità per farsi controllare. Ieri il Ministro ci ha chiesto una cosa che è interessantissima e rivoluzionaria, estremamente inquietante dall'altro punto di vista. Ha detto: noi certe riforme non riusciamo a farle perché l'opinione pubblica non vuole, no? sono impopolari. E all'interno del Parlamento c'è chi si fa interprete di queste spinte populistiche, e quindi la politica ha bisogno dei controllori per poter essere attendibile, ed ha bisogno degli avvocati per far passare al proprio interno delle misure impopolari. Quindi voi capite che al di là della bocciatura che ne deriva per la politica, voi capite qual è il nostro ruolo di soggetti portatori di cultura di legalità, ma anche di battaglie impopolari a cui siamo sicuramente abituati. Allora, in questa fase, proprio il recupero di questo ruolo dell'avvocato gentiluomo del terzo millennio è la nostra sfida, la nostra scommessa. L'ultimo, i 60 secondi li utilizzo per dirvi una cosa. L'altra grande scommessa è la capacità di creare una categoria. Quando
quello che finora ci è mancato è essere categoria. La magistratura tra di loro proprio interno si sbarrano, se ne dicono di tutti i colori, ma quando escono all'esterno sono categoria. Questo vale per i notai, non vale per i tassisti, vale per tutte le mestieri e le professioni. Non vi preoccupate, questo essere categoria è troppo spesso. I nostri peggiori nemici non li troviamo all'esterno, ma li troviamo al nostro interno. Categoria è l'altra grande scommessa. Categoria vuol dire combattere tutte le battaglie per chi ti sta vicino, per l'avvocato che ti sta vicino, camere penali, associazioni, consigli nazionali forensi, istituzioni, ordini, per chi ti sta vicino. Solamente così alla fine concluderemo una grande battaglia insieme, fatta per chi ti sta a fianco e quindi per tutti noi e quindi per la democrazia. Quello che è bello di questo congresso è in induce, non avete mai sentito il termine consumatore, no? Sempre cittadino, cittadino. Del resto io credo che nessuna nostra impiegata ci dica: avvocato, guardi che c'è di là un consumatore senza appuntamento, posso farlo passare. Ecco, questa è diritti e cittadini e avvocati, categoria e sicuramente l'interno, nonostante tutto, nonostante tutti. Neanche la categoria abbiamo usato. Grazie, grazie Andrea Mascherin, grazie. Il carcere al centro delle nostre attenzioni, ci dispiace che per una serie di sconvolgimenti dei piani congressuali invece sia trattata da ultimo, ma insomma Riccardo Polidoro ci farà una relazione.